amici di Itinerari, per la rubrica Il personaggio siamo in compagnia di Camillo Fait, un artista polivalente, musicista, ballerino, pittore, scultore, ceramista, acquarellista, grafico. Con una serie di interviste racconteremo un po' della sua vita. Seguiranno una serie di puntate che ci faranno conoscere al meglio il personaggio Camillo Fait. Nasce a Milano nel 1935. Già all'età di 7 anni suonava il mandolino e la chitarra. E poi? Praticamente, siccome avendo un padre artista che era prestigiatore, violinista, pittore, mi ha introdotto alla musica. E allora abbiamo incominciato con la batteria, poi il mandolino. E noi suonavamo, diciamo, per le orchestre americane che erano qui per alleviare le persone delle periferie appena dopo la guerra del 45, e così mio padre era ingaggiato da questi eserciti americani, e dopo il numero americano in un certo senso cominciavamo noi, lui che con i suoi giochi, e suonando il violino io lo accompagnavo con la batteria. Se non che anche qualche scenetta comica che io stuzzicato al mio padre che devo la caramellina. Quali sono i suoi hobby oltre al ballo e alla musica? Io sono in moto da 60 anni, ancora adesso la pratico, la barcavela, lo sci, 60 anni anche lo sci che ci vado, per cui è una cosa che dentro di me, il movimento è sempre stata la mia forza, anche perché ho anche una rubrica io sul mio Facebook, 87 anni di vita in movimento, e racconta tutti i miei viaggi, perché il mio motto era il movimento. Quindi, artista, musicista e ballerino, faceva parte anche di una band? Dopo il ballo è subentrato lo strumento, diciamo, perché io suonavo già il mandolino, mi sono fatto delle scuole per la chitarra, e da lì abbiamo aperto abbiamo incluso un complesso che si chiama Amy Lord, e suonavamo anche nelle riviere qui adriatiche, ci mandavano via gli impresari, ma i soldi erano scarsissimi perché tante volte non ci pagavano, allora erano divertimenti. Camillo, vedo un bellissimo quadro che racchiude un po' tanti oggetti, ce li vuole raccontare? Praticamente questo è un purpurri di un quadro un po' kitsch del mio viaggio in America. Ho fatto un viaggio in America in moto, sono stato via un mese, e da questo viaggio ho portato figure, ritratti e degli oggetti raccolti un po' per strada, un po' negli alberghi, e naturalmente ho incominciato da questa donna, che è il mio genere pittorico. Ho fatto questa donna Navajo, che ho visitato questa riserva americana, e da lì è nato questo ricordo. Dopodiché, da questo sogno americano, sono nate anche 3 mostre di questi dipinti, di disegni, fotografie. Ho fatto una serie di quadri che abbiamo fatto delle mostre proprio sul sogno americano. Camillo, vedo altri quadri, ce li vuole raccontare? Sì, io direi di parlare di questo quadro, che come il quadro del sogno americano è un ricordo con i vari oggetti raccolti qua e là, perché come uno scrittore il pittore giustamente fa degli appunti di viaggio, e il pittore giustamente usa la propria mano per raccontare la Piazza Rossa, gli oggetti, dei dischi perché siamo stati anche in crociera e ci sono stati donati da queste cantanti della crociera, siccome mi vedevano esibire nel ballo. Poi abbiamo anche un quadro di vecchia data, questo è degli anni 60, il primo modo di fare le donne. Allora era la ricerca
della figura femminile, era nato in questa maniera, poi c'è stata tutta un'evoluzione. Camillo, nella sua casa c'è tutta la sua vita, anche la presenza della sua compagna, la signora Nuccia. È stata lei la regista dei miei ultimi 50 anni di vita, quella che ha organizzato la casa, quella che ha pensato al mio lavoro. Lei, da quando è con me, si è introdotta nell'arte e diciamo che si è introdotta molto bene, perché è stato tutto un suo compito quello di trattare con i galleristi, per cui ha prodotto sempre lei quello che io dovevo fare. Com'è la vita a fianco a un artista? Allora, la vita al fianco di un artista come Camillo, diciamo, è stata bellissima ma molto complicata, perché allora partiamo: donna di servizio, donna delle pulizie, segretaria, compagna, amante, moglie, tassista, chi più ne ha più ne metta. Quindi la nostra è stata una vita costruita giorno per giorno. Abbiamo avuto la fortuna, ci siamo incontrati tutti e due tardi, perché io avevo 36 anni, lui ne aveva 45, con precedenti matrimoni alle spalle, però famiglie allargate sempre in armonia. Abbiamo costruito quello che è il lavoro di Camillo in 50 anni, cioè poco per volta. Noi abbiamo sempre avuto un camper per lavoro, quindi tanti sacrifici, tanti chilometri, tanta fatica fisica. Poi c'è anche il lato bello, quando sei all'inaugurazione, che siamo tutti e due belli eleganti, rilassati, perché poi è finito la parte più importante del mio lavoro, questo. La mia vita con lui è questa. E io, signora Nuccia, aggiungo che vicino a un grande uomo c'è sempre una grande donna. Grazie, signora Anna. Grazie. Posso confermarle. Grazie per averci raccontato parte della vostra vita. Torneremo a raccontare l'artista Camillo Fait con una serie di puntate. Arrivederci.